Dunque ragazzi, il trattamento è finito, come possiamo vedere la moto è andata a riserva, i chilometri sono 13.363 e siamo al 27 di agosto. Ora smontiamo il serbatoio, smontiamo l'airbox e andiamo a controllare le valvole, quindi la pulizia delle valvole. Prima di pronunciarci sull'effettiva validità del prodotto, dobbiamo ricapitolare un paio di cosettine. Prima la durata del trattamento che è stata all'incirca di 2 mesi. Secondo i chilometri percorsi che sono stati all'incirca 1350, tutti percorsi ad una velocità di circa 50-60 km/h. Questo perché uso la moto solo per andare al lavoro, abito in campagna e qui le strade sono particolarmente accidentate. Non ho voluto quindi rischiare di rompermi il collo. Dalle fotografie dopo il trattamento, le fotografie delle valvole, è emerso un particolare molto importante, cioè il luccichio, il brillio di quella sporcizia formatasi sulle valvole. Questo è dovuto particolarmente al fatto che il prodotto altro non fa, vi faccio vedere, che ammorbidire quello strato, ecco, infatti guardate, è molto molto morbido, come una pasta, per favorire poi la successiva espulsione dalle valvole, cosa che nel mio caso non è avvenuta. Nel video della pubblicità del Ventilsauber si fa proprio vedere che le valvole, si vede proprio che le valvole tornano nuove, nuove quasi fossero di fabbrica. A me non è accaduto. Può darsi che questo sia dovuto al fatto che non sono andato a una velocità non ho raggiunto una velocità troppo elevata. Però questo poi mi porta a un'altra domanda. E allora chi abita in città e utilizza questo trattamento, come fa? Cioè in città non si possono raggiungere velocità troppo, troppo elevate. Comunque poi lascio a voi le conclusioni. Nel mio caso il prodotto è promosso al 50%. E vi saluto e vi aspetto per un altro video. Ciao!